Bene, io sono Luca Andreoli, sono dell'associazione Ferrara Terzo Mondo, una ONG di cooperazione e solidarietà internazionale fondata oltre 20 anni fa, che si occupa appunto di problemi nord-sud, rapporto nord-sud, eccetera. Negli ultimi 15 anni ci siamo molto addentrati nell'ambito del commercio equo e solidale, abbiamo fondato una cooperativa, una centrale nazionale, di cui, guardate il caso, proprio oggi ricorre il 10º anniversario, 10 anni che si è fondata la cooperativa Commercio Alternativa di Ferrara come risposta concreta a questi squilibri tra nord e sud del mondo. Una risposta che mi sembra molto in linea anche con tutto quello che ha fatto la Grameen Bank e il professor Iannucci. Tra le attività di Ferrara Terzo Mondo, in collaborazione con il Comune di Ferrara, l'istituzione di un premio Città di Ferrara, appunto, giunto quest'anno alla sesta edizione, che vuole evidenziare alla pubblica opinione personalità rilevanti di tutto il mondo che hanno lottato per i diritti umani, soprattutto per i più poveri. Ecco, uno dei più grandi, più importanti dei diritti umani, oltre che al diritto al credito, di cui parlerà il professor Iannucci, è il diritto a non vivere nella povertà, che per noi può sembrare un pleonasmo quasi, qualche cosa così, insomma, di più, però pensate, in nazioni come il Bangladesh tocca il 50-60% della popolazione, la povertà, la fame, non sapere quando si alza la mattina, quando uno si alza la mattina, se si potrà sfamare durante il giorno. Ecco, questa è la fame, il problema forte della miseria. Pertanto quest'anno abbiamo deciso di dare il premio, lo daremo domani sera a Ferrara, forse ci sarà meno gente senz'altro, però speriamo ce ne sia tantissimo anche a Ferrara. Quest'anno l'abbiamo dato proprio al professor Iannucci, Mohamed Iannucci, perché con la creazione della Grameen Bank ha dimostrato praticamente, concretamente, che possibilità di autosviluppo ci sono e sono forti, puntando, come diceva la professoressa prima, soprattutto nel nodo centrale, che potenzialmente è lui che può risolvere molte cose nel sud del mondo, le donne. Il professor Mohamed Yunus è nato appunto in Bangladesh, in una nazione che è circa la metà dell'Italia e che ha 130 milioni di abitanti. Fate voi che densità c'è, la densità dipende molto anche dal fatto che le terre sono molto fertili, ci sono anche 4 raccolti all'anno, ecco, per cui la gente si butta, ecco, con la speranza di poter avere un piatto di riso, un piatto di cereali ogni giorno. E si è laureato in economia, è nato a Chittagong, che è una delle città più importanti, una delle porte più importanti del Bangladesh, che è Bengale in pratica. E poi ha insegnato all'università sia in Bangladesh sia in America, è ritornato in Bangladesh proprio negli anni in cui avvenivano i cataclismi più forti per questo paese, carestie enormi che si vedevano le persone che morivano per strada dalla fame. Allora il cattedratico, l'accademico, lo studioso, il competente si è posto una domanda. Ma noi dalle università che cosa possiamo fare? Cioè non possiamo solo studiare teoricamente. E soprattutto, ecco questo è il punto essenziale da parte sua, ha visto il problema dalla miseria dalla parte dei poveri. L'ha visto proprio. E ha notato come ha avuto, si può dire, la conferma anche da questa particolare angolatura che il centro di ogni tipo di sviluppo economico è la finanza, sta nella finanza. E allora da lì praticamente ha cominciato a verificare personalmente con piccoli esempi, prima con alcune donne, eccetera, eccetera, piccoli prestiti per comprarsi qualche cosa, ma adesso racconterà, ecco, qualche mezzo di lavoro, vedevano che rimborsavano benissimo quello che ricevevano, anche perché riuscivano poi dopo a guadagnare, e da lì è partito un cosiddetto circolo virtuoso
che ha dato vita a questa grossissima organizzazione, la Grameen Bank, fondata circa 25 anni fa, circa, che tocca oltre la metà dei 40.000 villaggi del Bangladesh, oltre la metà, e sta sovvenzionando, sta finanziando oltre 12 milioni di persone, per cui circa il 10% del Bangladesh. Non solo, ma ha esportato, sta esportando anche in Italia, a Napoli per esempio, sta esportando questo modello di microcredito che ha dato grandissimi e sta dando grandissimi risultati in uno dei paesi più poveri del mondo. Noi siamo venuti qua per ascoltare la sua straordinaria esperienza. Che mi hanno accompagnato, che ancora oggi
collaborano con me diffondendo questo progetto e impegnandosi per tradurlo nella pratica. Bangladesh is a very difficult country to live in because frustrations keep piling up all the time. You hope things will get better, but somehow it doesn't. It gets worse, it gets more complicated. So in that context, when we Bangladesh became an independent country, separating out from Pakistan in 1971, we were very, very excited that for finally now we have a situation where we can change our life, we can improve the condition of the life of the people in the country and move on by ourselves. Il Bangladesh è un paese molto difficile, un paese difficile in cui vivere, in cui le frustrazioni continuano ad accumularsi giorno dopo giorno, nonostante la voglia di continuare, di sperare di andare avanti e quindi di sperare che le cose poi possano migliorare. Però alcune volte è proprio il contrario che accade, le cose peggiorano, diventano sempre più complicate. Ed è in questo contesto che il mio progetto ebbe inizio, quando il Bangladesh, ormai nel 71, divenne un paese indipendente, staccandosi e diventando autonomo dal Pakistan, ed ecco che allora avevamo tante speranze, eravamo pieni di entusiasmo all'idea che finalmente era arrivato il nostro momento per cambiare la vita del nostro popolo, perché le cose andassero sempre meglio. Bangladesh is very full of people. There's a lot of people living in a small territory of land of 55,000 square miles. The density of population is the highest in the world. So many people live in such a small piece of land that if entire world population lived in, say, United States only, the density that it have created in the United States, today Bangladesh population density is higher than that. E il Bangladesh soprattutto è un paese caratterizzato dalla più alta densità demografica del mondo, su un territorio relativamente piccolo, di, fate voi la traduzione, di 55.000 miglia quadrate, quindi il paese con la più alta densità del mondo. Che se anche tutta questa popolazione si muovesse e si quindi spargesse negli Stati Uniti, sul grande territorio degli Stati Uniti, comunque anche gli Stati Uniti, statisticamente parlando, sarebbero il paese comunque ancora con la più alta densità demografica al mondo. Quindi pensate un po'. Then we are frequently visited by natural disasters, calamities, like flood. The last flood we had in 1998 was the worst in our history. Two-thirds of the country was underwater for 10 continuous weeks. Flood water was running over the rooftops all over the country. Per non parlare poi dei disastri, delle calamità naturali che affliggono abbastanza frequentemente e regolarmente il Bangladesh, di cui l'ultima inondazione, che risale al 1998, che è stata la più tragica, la più pesante di tutta la nostra storia, in cui pensate ben 2/3 del paese si è ritrovato sott'acqua per 10 settimane consecutive, con tant'acqua che addirittura scorreva a fiumi da sopra i tetti delle case. If one has to live in a situation like that, you can imagine how much hardworking, how much creative people have to be to survive and continue with their lives. Quindi immaginate, per vivere in un paese così difficile, in una situazione di questo genere, quanto sforzo la gente deve fare, quanto lavoro e quanta creatività, ingegnosità deve metterci. Veramente ce la deve mettere tutta per poter semplicemente sopravvivere. Being independent, finally, may create a lot of hopes, but it doesn't end the problem right away. Instead of solving our problems, we got into a situation of nightmares, situation turned into a famine, people not being able to eat. There's a
number of people who were dying on the street in 1974. E quindi ecco finalmente la sperata autonomia, indipendenza, in cui ovviamente nutrivamo tantissime speranze per un mondo, una vita migliore, eccetera. Però questo ovviamente non significava la fine di tutti i nostri problemi, e al contrario, invece di aver trovato la soluzione ai nostri problemi, ci siamo ritrovati di fronte a praticamente un incubo fatto di carestia, di gente che moriva e muore letteralmente di fame per strada, e questo già nel 74. And I was teaching economics in one of the universities in Bangladesh, Chittagong University. And I was very happy teaching economics because I loved the subject. And coming back from the United States where I was teaching, so I thought at least I can now prepare the next generation in my country to take over responsibilities to change the life of the people in the country. Io insegnavo economia all'università e ho cominciato a insegnare nell'università di Chittagong, una delle città appunto del Bangladesh. In quel momento mi ero appena trasferito dagli Stati Uniti, quindi l'economia è la mia materia di specializzazione, è una disciplina che mi piaceva, mi piace moltissimo, per cui ho pensato, beh, ottima cosa, sicuramente potrò fare qualcosa per il mio paese a preparare la nuova generazione, la futura generazione dei futuri responsabili del mio paese, che si occuperanno del mio paese. But soon I started feeling terrible teaching elegant theories of economics to my students while the famine is raging all over the country and outside the campus people are dying. Ma ben presto mi sono sentito in una situazione veramente tremenda, imbarazzante. Come potevo continuare ad andare avanti a insegnare delle bellissime teorie eleganti di economia all'interno dell'università quando all'esterno da questa oasi felice, da questo campus, la gente moriva letteralmente di fame? For the first time I got awake that all those elegant theories have no meaning to the lives of the dying people around me. Those theories have no solutions to offer for them. So I asked myself, what good is teaching those economics which is not relevant to the people that I live with? E quindi per la prima volta mi sono soffermato a chiedermi che senso in realtà poi aveva insegnare, parlare di queste teorie, sì, molto belle, intriganti, eleganti, quando in realtà poi non rappresentavano una soluzione concreta ai problemi, invece quelli sì concreti, della gente che continuava a morire di fame. Alla gente che muore di fame, che gliene può importare di queste belle teorie? I must mention the university where I was teaching is not located in an urban area, it was located in a rural area. So it's a beautiful campus, newly built campus, but right in the middle of the villages, many, many villages around. So you see the real situation of Bangladesh in a very artificial environment of the campus. C'è da dire che l'Università di Chittagong è stata creata non in un ambito urbano, bensì rurale, in un bellissimo nuovo campus in mezzo alla campagna, circondato dai villaggi. Quindi veramente eravamo calati nella situazione reale del paese, eravamo un po' questa isola anomala in questo paesaggio rurale del Bangladesh, così com'è. I felt that if the university doesn't have anything to offer to the lives of the people who live next door to the university campus, that university is a completely empty institution. Ed ecco che mi è balenata in mente una verità, cioè che l'università, se non riesce ad assolvere un compito fondamentale e non riesce a contribuire in qualche modo, in qualche minima parte, ad aiutare le sorti, a sollevare le sorti della gente, soprattutto quella accanto, alle stesse porte del campus, allora che senso ha? Ha un senso continuare ad avere questo tipo di università se non serve a nulla, nel senso concreto della cosa? Since what I have learned has no application
has no relevance to the people that lived around me. I thought the best way, what I can do, is just to forget about them and be a human being, simple human being, and try to make myself useful to another human being without worrying about what I know, what I don't know. Ed ecco che a quel punto mi sono reso conto che visto che ciò che avevo imparato, che queste teorie non avevano nessuna rilevanza o applicazione pratica per i bisogni concreti di questa gente, allora ho deciso di dimenticarmene, di mettere completamente da parte tutto ciò che avevo imparato e di vestire i panni di un normale cittadino, comportarmi come un normale essere umano che si mette a servizio di un altro essere umano, senza a prescindere da ciò che sapevo o non sapevo. As a young person, I wanted to make myself useful to my country and to my people, and I found out that I'm too small to make any contribution to the country or to the people. Then I thought maybe I should be able to do something for the village where I live, next to the university campus. And I found out that that a village is too big for me to make any kind of difference in the life of the village. So I made my ambition very small. I thought if I'll consider myself very lucky if I can make myself useful to another person. And every day I'll try to see if I can make myself useful to another person that lives close to me. E quindi ero allora appunto un giovane che voleva occuparsi, rendersi utile, mettersi al servizio del suo paese e degli altri concittadini, degli altri abitanti di questo paese. Però mi rendevo anche conto che io ero da solo, io ero piccolo, che cosa potevo fare io nel mio piccolo per contribuire, dato una situazione, un paese alla fine così grande, così popolato? E a quel punto ho deciso di cominciare a fare qualcosa per il mio villaggio, o meglio per il villaggio accanto al campus universitario, ma anche lì mi sono resa conto che forse da solo, con le mie sole forze, non ce la potevo fare, anche quello diventava troppo grande, troppo ambizioso per le mie sole forze. Ed ecco che allora ho pensato, ok, come posso fare? Cominciamo con delle piccole ambizioni, su scala ridotta, e ho pensato, se io riesco a essere utile ogni giorno per un'altra persona, forse ce la posso fare, forse posso fare qualcosa, almeno posso rendermi utile per un altro essere umano. So that's what I was doing. I started doing, going around in the village every day, trying to see if I can find one poor person that I can be of some use to. So I did a lot of tiny little things, and I felt a little bit relieved that I can at least feel myself useful to somebody. But in the process, I saw how people suffered for tiny, tiny amounts of money, because they don't have that little money, so they cannot carry on whatever they were doing to make a living. Ed ecco che ho tradotto questa mia idea, ambizione, proprio nella pratica, e semplicemente ho cominciato ad andare in giro per il villaggio per guardarmi intorno, per vedere se c'era qualcuno, ovviamente soprattutto i più poveri, che potevano aver bisogno di me, con cui potevo in una maniera o nell'altra rendermi utile. E parlo veramente di cose molto semplici, piccole, banali. E quindi questo ha cominciato a farmi sentire meglio, mi sentivo finalmente utile. E in questo girovagare, in questo processo, mi sono reso conto che c'era tanta sofferenza intorno a me e che in realtà poi alla fine la gente soffriva semplicemente perché gli mancava una piccolissima, infinitesima quantità di denaro, una piccola somma che gli avrebbe permesso di vivere, di sopravvivere, di cambiare la sua vita. Ed era, soffriva perché gli mancava quella piccolissima cosa. So I wanted to make a list of people who lived in that village, who needed that tiny money and couldn't get it, and had to resort to borrowing from moneylenders or loan sharks. And I took a student of mine and went around in the village together to make that list. And finally, we prepared that list. It had 42 names on that list. The total money they needed was $27. E quindi mi sono reso conto che alla fine la gente soffriva perché gli mancava quella somma infinitesimale che avrebbe fatto la differenza.
e che per poter continuare a vivere e a sopravvivere, questa gente era costretta a rivolgersi agli usurai, proprio perché non avrebbero mai e poi mai avuto credito, accesso alle banche, proprio perché nulla tenenti, e quella sarebbe stata la loro unica chance. Quindi proprio insieme ai miei studenti, che cosa ho fatto? Ho fatto un vero e proprio elenco, elencando tutti i nomi di coloro che nel villaggio avevano dei rapporti, diciamo, con questi usurai, da cui appunto prendevano a prestito il denaro di cui avevano bisogno. Quindi ho fatto un elenco, alla fine il risultato essere di 42 persone, e alla fine ho fatto un po' il conto, il totale della somma che alla fine tutti insieme avevano bisogno, e questa somma montava alla bellezza di $27. Imagine how stupid and how shocked I felt coming from the United States, where I was teaching about the US economy in trillions of dollars, talking about their policies. And coming to Bangladesh, teaching in the classroom the 5-year development plans of Bangladesh with billions of dollars and millions of dollars in projects and development programs. E a quel punto mi sono veramente sentito stupido e oltre che scioccato. Ma ci pensate, io che venivo dagli Stati Uniti, dove avevo appunto anche insegnato, dove io ragionavo e si ragionava in termini di trilioni di dollari, di progetti megagalattici, di cose veramente a dimensioni stratosferiche, e poi per ritrovarmi in questa realtà così piccola dal punto di vista quantitativo, appunto monetario, del Bangladesh, in cui è anche lì. Per un po' mi ero persa a insegnare nelle aule universitarie e parlare di piani quinquennali di sviluppo, di come potevano essere utilizzati i miliardi, milioni di dollari appunto che arrivavano attraverso i canali della cooperazione internazionale, e poi mi trovavo davanti a $27. The learned professor of economics teaching brilliant theories had no idea whatsoever that people were not waiting for millions of dollars or billions of dollars. They were waiting to find less than a dollar in peace. In a few years from his classroom, he's totally ignorant of them. Pensate, un esimio accademico che insegnava brillanti teorie economiche all'università e che si rendiva la bocca con i suoi studenti di queste mega teorie, non aveva un'idea assolutamente di alcun tipo, che alla fine alla gente, ma non chissà dove, ma accanto alle porte del campus, a questa gente del villaggio non gli importava assolutamente niente, non erano interessati, non si aspettavano minimamente di ricevere trilioni, miliardi o anche milioni di dollari, ma semplicemente quello di cui avrebbero avuto bisogno, che avrebbero desiderato, ammontava pro capita meno di $1 per uno. E io ho pensato, non ne sapevo assolutamente niente, non avevo nessuna idea. I was so stunned, I didn't know what to do. And finally, when I kind of woke up, I thought the best thing I can do, take this $27 from my pocket and give these 42 people the money they need, and they can save themselves from the torture of the moneylenders. E quindi sono rimasto veramente bloccato, paralizzato da questa assurda verità con cui mi ero ritrovato a fare i conti. Ero veramente scioccato. Ma dopo un attimo, dopo che mi sono ripreso, mi sono un po' risvegliato dallo shock, allora mi sono detto, ok, che cosa posso fare? La prima cosa che mi è venuta spontanea a fare è tirare fuori dalle mie tasche questi $27 per darli a questi 42, a queste 42 persone, affinché almeno si potessero salvare dalle grinfie di questi squali, di questi usurai. That's what I exactly did. Ed è quanto ho fatto. And something that I didn't expect happened. The excitement that it created in those 42 families, just because I gave them the money as a loan, not as a charity. The excitement of something so unexpected thing to happen. Now grab me with another question. If you can make so many people so happy and so excited with such a small amount of money, why don't you do more of it?
So that's the question that I have in mind, and I want to come up with some answer. Ed ecco che qualcosa di inaspettato è successo. Quando ho dato questa somma, attenzione, non l'ho regalati, non ho fatto della carità, della benevolenza, ma ho fatto un prestito. E questa cosa ha creato talmente tanto entusiasmo, così inaspettato, che questo mi ha fatto sorgere un altro quesito. Ho pensato, se con così poco riesco a fare tanta gente così felice, piena di eccitazione, di entusiasmo, pensate che cosa riuscirei a fare se potessi coinvolgere con più denaro un numero proporzionalmente più grande di persone. So I was thinking about how to make it available to more people. Then it came to me, the best way to do it is to go to a bank and link the people with the bank, because it's their job to lend money to people. E quindi pensandoci, ho pensato, beh, la cosa più spontanea che mi è venuta in mente è dire semplicemente mi rivolgerò a una banca e poi metterò in contatto la banca con queste persone, perché naturalmente il compito e il ruolo delle banche qual è quello di prestare i soldi alla gente che ne ha bisogno. I thought it's a simple solution, so I went to the bank and told them what I felt, that they should lend money to the people in the village, poor people in the village. And the bank manager literally fell from the sky. He couldn't believe I even said that. He said, no, it cannot be done. The bank cannot lend money to the poor people. Because they are not creditworthy. What does it mean? Oh, that means they won't be able to pay you back. I said, how do you know? He said, everybody knows that they will not be able to pay back. I said, I don't know. Please tell me why you think that they will not pay back. Well, it's very simple. Their stomach is empty. Give the money to buy food and eat, and they can't pay you back. E quindi è quello che mi sono proposto di fare. Mi sono rivolto alla banca, gli ho spiegato un po' la situazione, come mi sentivo, l'idea che avevo avuto e che quindi avrebbero dovuto fare qualcosa, prestare appunto del denaro ai poveri del villaggio. E che cosa è successo? Praticamente il direttore della banca è caduto dalla sedia, se non dalle nuvole, perché ha detto come no, è impossibile assolutamente, ha detto scusi, perché non è il vostro compito quello appunto di prestare soldi, sì, ma non ai poveri, ma perché? Beh, perché non meritano, non hanno affidabilità. Ma dico come? No, perché poi alla fine non pagano, non possono onorare il loro debito. E io gli ho molto candidamente, ho fatto scusi, ma lei come fa a dirlo, come lo sa? E perché io lo sanno tutti. Beh, io no, non lo so, altro una cosa così semplice, ma no, le capisce, ovviamente sono poveri, sono affamati, useranno quel denaro per riempirsi lo stomaco e dopodiché il denaro è bello che è finito, è sparito e quindi non saranno mai in grado di ripagare il debito. So, long story began. The more I try to explain to them, at least you can try it out. There's no harm trying it out. No, you don't have to try it out. It's known poor people cannot pay back, and that's why banks do not lend money to them. So what I did, after a long struggle of negotiations with many people, finding no other way out, I came up with an idea. I offered myself as a guarantor. I said, I'll sign all your papers. I take the risk, and you give the money. And that was not easy either. They raised 101 questions about it. Finally, it was settled. So this is the beginning. I sign the papers, take the money from the bank, give it to people. E questo è stato l'inizio di una lunga serie di traversie, di trattative proprio estenuanti con il sistema bancario. Veramente l'inizio di una lunga storia in cui le banche assolutamente non volevano darmi ascolto e io dicevo, beh, almeno proviamo, al limite non farà danno una prova, sarà una prova e punto, basta se non funziona. Ma la risposta era irrimediabilmente, immancabilmente, No, assolutamente no, perché i poveri non sono affidabili, non possono ripagare il debito, eccetera. E quindi veramente è stata una lunga trattativa estenuante che non ha portato a niente. E a questo punto mi sono fatta venire un'altra idea in mente. Ho detto ok, mi propongo io come garante, mi assumerò io il rischio e firmerò tutte le scartoffie, i documenti necessari per sottoscrivere i
prestito il mio nome e poi l'avrei dato a queste persone. Ma anche lì credete che sia facile? Non so quante migliaia di problemi mi hanno fatto, ma alla fine, solo per farla breve, ci sono riuscito, io ho fatto il garante, ho firmato tutti i documenti e quindi è così che è iniziato il progetto del credito con queste persone. And I gave the money and made some rules, simple things so that people understand. I'm dealing with extremely poor people, illiterate people, so they have no idea about what a bank is. So I have to make sure they understand what I'm doing. And it worked. People paid back every penny. And I was excited that people were paying back. So I continued to do that from one village to five villages to 10 villages and 20 villages. It kept on working. I had no problem whatsoever. E quindi è così che è iniziata questa storia. Naturalmente capite bene che trattandosi di gente molto semplice, spesso analfabeta, gente povera che neanche sapeva che cos'è una banca, quindi veramente dovevo fare le cose spiegando le cose in maniera molto semplice. Quindi ho cominciato questa storia del prestito spiegando poche regole semplici di base per far capire loro, per farli avvicinare in maniera appunto semplice a questo progetto, a questa idea, e la cosa ha cominciato a funzionare. Io stesso ero contento e meravigliato che mi ritornava indietro ogni singola lira, diciamo, ogni singolo soldo che veniva prestato. Quando ho piano piano cominciato ad ampliare questo progetto dal primo villaggio, 2, 5, 10, 20, incredibile ma vero, la cosa continuava a funzionare con un tasso, diciamo, di restituzione del debito elevatissimo, quindi funzionava. But the bank manager remained totally unimpressed by what is going on. He could still believe that people will not pay back temporarily that way, but finally it will disappear. Ma ciò ovviamente credete che sia servito a convincere le banche? No. Il direttore continuava a essere del tutto incredulo, molto scettico, molto ostile, restio a essere coinvolto. Diceva sì, magari ha funzionato, sì, ma è soltanto un caso, è una cosa temporanea, vedrà che prima o poi i problemi ci saranno. So I realized that the mindset that he has, no matter what I do, even if I succeed in lending money to all the poor people in the world and they pay back on the dot every penny, still he will not change his mind because his mind is set. E quindi mi sono reso conto che in realtà era un problema di mentalità, di schemi mentali fissi e irremovibili, e che qualsiasi cosa, la più bella del mondo, il più grosso successo che avrei potuto ottenere con non so quanti poveri in tutto il mondo, con non so quanto denaro, eccetera, nonostante il fatto e le prove concrete che avrei addotto per dimostrare che queste persone, al contrario, erano persone d'onore che avrebbero ripagato lì su due piedi il debito contratto secondo quanto pattuito, tutto ciò comunque non sarebbe assolutamente servito a nulla, tantomeno a cambiare l'atteggiamento, proprio perché era una questione di mentalità. La mentalità della banca era quella, non c'è niente da fare. I wanted to get out of his mindset. I thought, why should I work through him? Why can't I create a bank now? Now that I know it works, a bank which will work only for the poor people, which will be owned by the poor people. E quindi mi sono arreso davanti all'evidenza dicendo che in quella maniera non avrei potuto andare avanti, continuare, perché alla fine non avrebbe funzionato, perché comunque sia sarei sempre stato dipendente da questo sistema incredulo che non era convinto, era impossibile attaccare e far cambiare questa mentalità. Ed ecco che io stesso ho pensato, beh, se io stessa fossi la banca le cose sarebbero diverse, anzi meglio, se io creassi una banca per i poveri, gestita e di proprietà dei poveri stessi, ecco che il progetto sì che potrebbe funzionare, avrebbe potuto funzionare. Finally in 1983 we created a new bank just for the poor people and which is owned by the poor people. That this is Grameen Bank. Ed è quanto è successo nell'83. La banca Grameen è nata, creata per i poveri e gestita, posseduta dai poveri.
One advantage, now looking back, I see the one advantage of creating Grameen Bank that I had, I knew nothing about banking. I probably still don't know anything about banking. And that was my advantage. I didn't have a mindset. E adesso, guardando indietro, a posteriori, forse un vantaggio che ebbi allora nel fondare la Grameen Bank è che io non ne sapevo niente, continuo a non saperne niente di banche, quindi non avevo neanche la mentalità, lo schema mentale tipico di un bancario, e questo sicuramente è stato un vantaggio. Sometimes I see knowledge, quote unquote knowledge, can blind you. You can't see the world as it is because you become limited by what you know. Io penso che alcune volte la conoscenza sia talmente forte da diventare accecante, nel vero senso della parola, che ci rende ciechi, a tal punto che non vediamo il mondo così com'è, non lo vediamo più, non siamo più in grado di avere questa capacità di discernimento. So what I did in the process, people ask me, how do they come up with all the rules and the time frame to make what is known as Grameen Bank methodology? In the beginning, I couldn't answer that question very clearly, how did I do that, because each one was a little step, something I saw, I tried to solve the problem and created a rule. But later on, I started giving an answer like this. I said, whenever I needed a rule for Grameen Bank, I look at the conventional banks. And I look at them, how they solve this problem, what do they do in a situation like that. Once I find out what they do, I just do the reverse, and I got Grameen Bank. Quindi in tutto questo processo che man mano si è evoluto e andato avanti, spesso appunto la gente mi chiedeva, ma ci racconti, come è riuscito, in che maniera ha messo su questo progetto, quali sono le regole alla base del progetto, del metodo Grameen Bank? Io all'inizio non sapevo da che parte iniziare a rispondere, non sapevo come rispondere, perché in realtà queste regole si sono scritte cammin facendo, praticamente un passettino alla volta. Ogni volta che c'era un problema, prima lo affrontavo e poi scrivevo la regola. E quindi, dopo che sono andata avanti, ho trovato un modo per dare una risposta a questa domanda, a questo quesito che mi si rivolgeva spesso. E quindi ecco la risposta che normalmente davo riguardo a questa metodologia. Rispondendo dico, ogni volta che c'è necessità di un regolamento, di scrivere una nuova regola da mettere nel regolamento della Grameen Bank, io che cosa faccio? Vedo che cosa farebbe una banca convenzionale, come risolverebbe questo un problema come quello davanti a cui mi trovo, e poi faccio esattamente il contrario. In many ways it's right, it's correct, because the conventional banks always try to give loans to the rich people. The richer you are, wealthier you are, more attractive you are to the bank. And we reverse that. We said, less you have, higher priority you can get. And if you have nothing, you get the highest priority. And that's the principle of Grameen Bank. E quindi ovviamente è giusto e corretto dal punto di vista delle banche tradizionali convenzionali questo modo di pensare, anche perché io sono partito da questo principio e da un riscontro, da un dato di fatto, che in generale le banche convenzionali tendono a prestare denaro alle persone ricche. Più sono ricche le persone, più diventano attraenti per una banca. Quindi io che cosa ho fatto? Io sono partito da questo per sviluppare il principio del contrario. Qual è l'utente ideale della Grameen Bank? Meno ha, ecco che più contenta la Grameen Bank sarà di averlo come suo cliente. E meno questa persona ha, più avrà la priorità, più sarà attraente per la Grameen Bank. E quindi questo è il principio fondatore di base della Grameen Bank.
The conventional banks always looking for the most formidable building in the downtown city center. But Grameen Bank wants to go in the village and work at the doorstep of the borrower, not in the office of the bank. The basic principle we adopted right from the beginning, the people should not come to the bank. Bank should go to the people. And we do all our business at the doorstep of our borrowers. We have 2.4 million borrowers, and our staff within each week must meet all these 2.4 million borrowers at their doorstep to do the business. The loan borrower, they will always bring their lawyers, they will make the borrower sign green piece of paper, yellow piece of paper, and pink piece of paper, signed, notarized, stamped, and all that. In the entire Grameen Bank, all the loans that we gave, there is no legal instrument between the banker and the lawyer and the borrower. So it's totally free from all kinds of transactions on legal documentation. Un'altra cosa che ci distingue dalle banche commerciali. Bank is based on mutual trust. That's all there is nothing else. But conventional banks is basically based on distrust because you tie the person down and all the legal formalities, assuming that every borrower will run away with your money. Perché? In conventional banks, most of the borrowers are men. In Grameen Bank, most of them are women. 95% of them are women. Un'altra differenza nelle banche. Go on listing those differences between what the conventional banks do and what the Grameen Bank do. Essential fact is that if you look at the structure of the financial institution, you don't feel like challenging them, that they are so formidable, that you challenging them as if such a risky thing. But essentially you look into it, that there is kind of a discrimination it has created in the world between the people who have access to the financial services and people who do not have access to financial services made all the difference in the lives of the poor people. The conclusions that I came from all the experiences that I have gone through. One, poverty is not created by the poor people. It's not their fault. There's nothing wrong with the poor people. They're as capable people as anybody else in the world. There's capacity in every human being, including the poorest human being, to change their own life. But they never get a chance to use their capacity, to use their potential that is inside of them. They're not even aware of their potentials because society never gave them the opportunity to open that up. Created by the institutions that we have created, by the conceptual framework that we have designed and the policies that we pursue. And that's what created poverty. If we can change institutions, if you can change the framework of our conceptual framework, then there won't be any poverty at all because people will be able to change their own life. It doesn't have to be done by somebody else. Every human being has the capacity to change his or her own life. It's like a bonsai tree where potentially it could be a giant tree, but we plant them on a flower pot, so the tree becomes very small. Io ho descritto i poveri con questa metafora. I poveri sono come dei bonsai che sono potenzialmente da fiori. Society provided a very small base for the poor people. That's why they cannot grow. They just remain a tiny little tree. If society could provide that bigger base, they could grow into a giant tree. There is no fault in the seed. There is no fault in the plant itself. It's the fault in which it's growing. I conclude by giving one example of what I just said. People keep telling me that poor people can take loans from Grameen Bank and do some conventional thing, buying a cow, selling the milk, paying back the bank. But they're primitive technology. They will not be able to take new technology because they have no knowledge base, nothing. So they will remain at that level all the time.
I was getting very interested in information technology, and I was thinking that if we could bring information technology to the poor people, they can change their life much faster than they ever did before. Ed ecco che ho cominciato a interessarmi. While I was thinking about it, an opportunity came, and we applied to the government to get the license to set up a mobile telephone company. Why Grameen wants to have a mobile telephone company? What poor people have got to do with mobile phone? At that time, mobile phone in Bangladesh was a status symbol. If you are very powerful, if you are very rich, only then you have a mobile phone. I tried to explain to them, I said, I want to bring the telephone, not for the rich people, but I want to give this phone to the poor women in the villages. And people keep asking, what is she going to do with the phone? She wouldn't know how to operate that phone, because she doesn't even know the numbers. She is an illiterate person. If you give a phone to a poor woman, who is she going to call? E poi I said she is not going to call anybody. She is going to sell the service of the telephone. If anybody wants to make use of phone, they will have to come to her and pay her to make calls. She will be a kind of a mobile public telephone office. Io ho detto, ma io voglio comprare. The numbers. Yes, she's an illiterate person. She doesn't know how to dial the number. But luckily, there are only 10 numbers in the world. You can't invent 11th number. There isn't any. So if that telephone, those numbers, those 10 numbers, if they bring money to her, she will learn these 10 numbers in 10 minutes. 5 years back, we got the license to set up a telephone company. We call it Grameen Phone. And we started giving phones in the city as well as to the Grameen borrowers by financing of the Grameen bank. She gets a phone and starts selling the service of the telephone. About 6 or 7 months, I went around in the villages to meet these telephone ladies who are selling the telephone service to find out what are the problems they have. Can they really do it? Or it is something that I imagine, but it doesn't work. Few women or the telephone ladies, each one has a telephone. So I was discussing how they are doing their business, if the business is good, what are their problems, if the phone's working well, they understand everything. And they assured me that they have no problem, they are very happy that they are making money. Then I remembered that people were asking me the question. I thought I would check with them. I said, do you have any difficulty in dialing the number? If somebody gives you a number, can you dial it? We have no problem, and we can do that. Tutte quante hanno alzato la mano. She said, why don't you give me a number? Let me dial it for you and show you that we have no problem. Ed ecco che una. I can do it. So I said, okay, it's all right. I understand. E quindi questo. Good up. She said, this lady, she wanted to have a number so that she can show you how to dial and that she can demonstrate that she can do it. But you didn't give it to her. Give the number to me and blindfold me. And if I can't do it the first time correct, you take my phone back. That's not the answer I was waiting for. Because she said, you blindfold me and give the number, and if I cannot connect it the first time, here is the phone, I will give it back to you. E questa cosa mi ha colpito. Out of all the smart people in the world, how they underestimate the capacity of people, human beings. E a questo punto mi sono vergognato anche a nome di tutto il mondo del mercato, del marketing internazionale che alla fine sottostima, sottovaluta le capacità degli esseri umani. Addirittura io stesso mi hanno instillato in dubbio, dubitato della loro capacità di essere in grado di farcela. Today, Grameen Phone is the largest mobile telephone company, not only in Bangladesh. It is the largest mobile telephone. So these women never saw electricity. So you are bringing telephone to these ladies who never saw electricity, never saw telephone. Her telephone is powered by solar power. So I appeal to my smart colleagues, please don't underestimate the capacity of people, capacity of any human being. They adjust to the situation very quickly and overcome all the difficulties if they see it is befitting to their own interests.
Quindi io mi rivolgo a tutti questi cervelloni, a questi, al mercato, a questi grossi nomi di tutto il mondo, dire per favore non sottovalutiamo il talento, le capacità dell'essere umano, di ogni essere umano, non sottovalutiamo le sue capacità di adattamento e di superamento dei problemi, perché nel momento in cui si trovano davanti al problema, ecco che trovano le risorse per trovare la soluzione, per adattarsi velocemente e uscirne, risolverlo quel problema. Now Grameen phone has moved to 2.5G, it's an internet enabled telephone. So soon we'll be providing internet services with the telephone. So these telephone ladies very soon will be internet ladies in the villages. Ma voi pensavate a Grameen, invece no, perché Grameen phone sta per trasformarsi in una compagnia di telefonia mobile di 2.5G, quindi un servizio di telefonia mobile sì, ma basato su internet, per cui fra un po' queste telephone ladies si trasformeranno in internet ladies. So if you want to talk to any of the women in Grameen Bank, all you need your telephone number, we have the telephone number, you just call. Se volete vi do il numero di telefonino di queste telephone ladies della Grameen Bank, potete chiamare direttamente e parlarci, facciamo? Yeah, you can do that anytime. Sì, quando volete, nessun problema. Yes. Okay, mi dia il numero. Let me tell you the story. Ma prima vi racconto un'altra storia. About 2 years back, I was being interviewed at the NBC in Washington, the National Broadcasting Public Radio, NPR. And the interviewer were asking me about Grameen phone, how it does it really get to the poor people, and all the questions. So I was trying to answer her questions on the air. And finally I said, why do you ask me all these questions? Because I'm not selling the service of the telephone. It's the telephone lady who does that. Why don't you ask her and put her on the interview? And she changed the subject, she went into something else. And after the interview was over, she immediately asked me, can I really interview one of your telephone ladies? I said, of course you can. She said, how do I do that? I said, she has a telephone. You just call her and put her live on the telephone, on the radio, and let your listeners listen to that. But people, she said, but people will not understand what she's saying. I said, that's very simple too. You have to hire a Bangladeshi person who will translate it like she's translated. And your readers, or your listeners will understand what she is saying and what you are asking. And that's very simple. And she got very excited about that idea. And about 4 weeks later, we organized a telephone, gave her the telephone numbers that she can choose from, and she hired a Bangladeshi and put it on the live program on the air, interviewing a telephone lady in Washington, D.C., talking to her business, about her business. 2 anni fa è stato invitato dalla NBC, che è appunto la radio pubblica americana, e l'intervistatrice ha cominciato a intervistare appunto sul progetto della Grameen Phone, di che cosa si trattava, di come funzionava, di come era partito, e questo e quell'altro, insomma tutte le solite storie. E allora a un certo punto il professore ha detto, scusi, ma lei perché continua a intervistare me? Non sono mica io la telephone lady. Perché non parla, non intervista una delle persone direttamente interessate? E l'intervistatrice mi guarda un po' interessata e fa, come faccio? Scusi, semplicemente la chiama a un telefono. E vabbè, ha cambiato argomento, poi la trasmissione è andata avanti, l'intervista è finita, a fine trasmissione mi fa, ma veramente posso chiamarla? Dico, certo, non sto mica scherzando. Allora le procura una lista con i numeri di cellulare di queste telephone ladies e effettivamente 4 settimane dopo organizza un'altra trasmissione radiofonica in diretta, live, e ovviamente fa, sì, ma poi come facciamo con la lingua? Beh, basta trovare un interprete, semplicissimo, che parli il Bangladeshi. E così è stato organizzato ed è stata intervistata una di queste telephone ladies live in diretta alla NBC, che ha parlato direttamente del progetto intervistato da questa intervistatrice americana. And imagine the children in those families where you have the mobile phone, the telephone ladies. They know everything about the world as they grow up. Because for her, for them, the children, the family, the reality
is quite different than what this lady was as a child was growing up. So they will absorb much more things as they grow up than their parents had the opportunity to. Per non parlare poi della famiglia, dei bambini, dei figli di queste telephone ladies. Ovviamente loro, i telefonini, sanno tutto perché ci sono cresciuti, non erano come le loro mamme da bambine che neanche sapevano dell'esistenza stessa del concetto di telefono. Quindi capite anche l'effetto a cascata, le enormi opportunità che si aprono perché questi bambini cresceranno con un'altra prospettiva, con un'altra ottica che li metterà sicuramente in una posizione diversa, in grado di aprirsi, di avere un destino, un futuro diverso. Because of the continuous persuasion through Grameen Bank, all the children of these 2.4 million families are in school. If you are in Grameen Bank, your children will be in school. This is the standard procedure of Grameen Bank. So 100% schooling for all the children of Grameen Bank. Perché un'altra delle regole della Grameen Bank e quindi di tutti coloro che aderiscono al progetto, e quindi parlo adesso, ripeto, di 2,4 milioni, ebbene i figli, i bambini di queste donne devono necessariamente andare a scuola e il progetto Grameen Bank finanzia quindi la scolarizzazione al 100% dei bambini, delle donne che fanno parte, che aderiscono al progetto Grameen. Grameen Bank offers scholarships to all the successful students of Grameen families so that they are encouraged to have high positions in the class. Inoltre la Grameen Bank non si ferma lì perché istituisce anche delle borse di studio che vengono rilasciate ai bambini, agli studenti che più si distinguono, che hanno più voglia di andare avanti di studiare e che quindi potranno avere una chance in più per occupare un giorno una posizione migliore rispetto a quella occupata finora dai propri genitori o da se stessi. Many of these children now graduated from high school, graduated from colleges, went to the medical school, engineering school, universities, and all across. So Grameen Bank is offering higher education loans to any student who could get into the professional school. 100% of the students are covered under Grameen Bank's educational loans. Oggi sono già numerosi. Bank borrowers have pension funds, so that you build your pension fund, so that when you become old, you don't have to depend on anybody for your life. You can draw your pension fund and live your rest of your life peacefully without being dependent on anybody. Ancora, la Grameen Bank. A third of the Grameen families have already crossed the poverty line, so they are above poverty. Remaining two-thirds are coming closer and closer to crossing the poverty line. It's now known as the Bank of the Poor, and our aim is to turn this bank to be known as a bank of the former poor someday, very soon, so that none of the Grameen families can be identified as a poor family anymore. The mission of financial services can make so much changes in such a large number of people and help them get over poverty. We can do it many more times all over the world, so that others get the opportunity and come out of poverty themselves with their own efforts. And if you can succeed in doing, expanding this, we can create a world where not a single person will remain to be known as a poor person. They do not have to go through the humiliation and the indignity of remaining to be a poor person. Just saying, I'll stop by saying that poverty, elimination of poverty is not a question of not having technology. We have enough of technology to eliminate poverty. It's not a question of resources. We have plenty of resources in the world to eliminate poverty once for all. To me, it's more of a question of will, question of deciding that we want to do it. If you're serious about it, we can do it. And we can do it very fast because of the technology, because of the opportunities that we have right now, that we can end poverty once for all, for entire history of humankind on this planet, to leave behind poverty in the museum so that it doesn't come out to the life in the real life people. Thank you very much.